Cari amici spiriti liberi, ben arrivati a questa nuova puntata di Tea Ore 21. Stiamo insieme con gioia e con amore e aggiungo una frase, e cioè on the road, poiché in questo momento mi trovo nella meravigliosa Puglia. Sono arrivata oggi e da oggi inizierò i preparativi per il concerto spirituale speciale che terremo insieme io con Luca Zotti, il bravissimo maestro di yoga e musicista spirituale, e quindi questi giorni saranno di preparazione al grande evento a cui siete tutti invitati. Se siete in Puglia, cari amici, care amiche, partecipate, perché è una bellissima occasione, a parte che è il solstizio d'estate e quindi il solstizio d'estate va festeggiato, perché è un momento molto importante dell'anno e ora più che mai abbiamo bisogno di questa luce, di questa purificazione che il solstizio d'estate porta. E poi ci saranno dei seminari e dei bellissimi incontri. Il mercoledì 24 giugno saremo a Putignano per un seminario a cui potete partecipare, e poi il 27, sabato 27 e domenica 28 giugno con Pino Morelli terremo un bellissimo seminario con mantra, yoga e antiche conoscenze della filosofia indiana e uso terapeutico delle campane tibetane, quindi una grande occasione. Ma veniamo a noi, cari amici, io questa sera sono qua nel luogo in cui farò le prove in questi giorni e vi ho invitato a questo Tea Ore 21. Stiamo insieme con gioia e con amore, on the road, on tour, ecco, ancora meglio on tour, e iniziamo la nostra meditazione, questo momento sacro insieme, e mettendoci comodi. Vedete, io sono seduta su un comodissimo divano temporaneo come ogni oggetto materiale, nel frattempo lo sto usando bene perché ci sto molto comoda. Ecco, mettetevi comodi e mettetevi in una posizione che vi permetta di far fluire la vostra energia vitale, il vostro respiro in modo sciolto. Iniziate a inspirare pensando, inspirando energia dentro ed espirando problemi fuori. Inspira energia dentro, espira problemi fuori. Inspira energia dentro, espira problemi fuori. Inspiro energia dentro, espiro amore fuori. Inspiro energia dentro, espiro amore fuori. Inspiro energia dentro, espiro amore fuori. E ora siamo pronti per ripetere insieme delle sacre vibrazioni sonore che liberano la mente, che aprono i nostri canali energetici chiamati nadi, verso
un innalzamento del livello di coscienza, del livello energetico individuale, andando, questi suoni vanno a liberare i nostri canali energetici da ogni negatività, da ogni ostruzione, da tutto quello che impedisce il libero scorrere della tua energia vitale in modo sciolto e naturale. Quindi adesso lasciati andare insieme a me e insieme ripetiamo il sacro Maha Mantra, il Maha Mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Puoi ripeterlo insieme a me mentre canto. Chiudi gli occhi, stai comodo, stai comoda e medita con me, con i mantra dell'Himalaya, con i mantra vedici.
il prossimo mantra che vi chiedo di ripetere insieme a me è Hari Om Tat Sat. Hari è la forza che libera, che porta via ogni negatività. Hari Om Tat Sat. E quindi è il mantra che porta via ogni negatività e apre la mente alla verità di tutto ciò che c'è, alla vera realtà di come stanno le cose, della natura spirituale di ognuno di noi. Quindi è un mantra che stimola tantissimo la comprensione dell'universo olografico in cui stiamo vivendo, in questa realtà che in sanscrito questa energia materiale viene chiamata Maya, ciò che non è. E questa esperienza umana, se vissuta con conoscenza, consapevolezza, con valori di vita elevati, con amore, amicizia, buone relazioni, capendo bene il valore di queste parole che sono sacre, allora in questo modo possiamo sviluppare un livello di coscienza superiore, vivendo secondo i dettami del Sanatana Dharma, l'antica conoscenza eterna della vita. Quindi Hari Om Tat Sat ci aiuta ad allinearci, a comprendere questa interconnessione che c'è fra tutti gli esseri e comprendere la natura di questo universo e come viverci bene sapendo di essere degli esseri multidimensionali eterni. Inspirate energia dentro, espirate e pensate amore fuori. Inspira energia dentro, espira amore fuori. Inspira energia dentro. Espira amore fuori. Ora ripeti con me.
Metti le mani in pranam, in questa posizione, sul chakra del cuore e ripeti insieme a me: io voglio che ogni negatività abbandoni immediatamente il mio corpo e la mia mente. Respira. Di nuovo, io voglio che ogni negatività, ripeti con me, abbandoni immediatamente il mio corpo e la mia mente. Respira. Io voglio che dall'universo mi arrivino tutte le conoscenze necessarie per risvegliare la mia coscienza di spirito libero, eterno, imperturbabile, indistruttibile, consapevole e compassionevole. Io sono eternamente un essere di luce. Respira. Ho un corpo di luce colorata. Respira. Attraggo e rifletto la luce. Respira. Io ero luce. Io sono luce. Dopo che avrò lasciato questo corpo, io sarò luce. Respira. Hari Om, Hare Krishna! Mi auguro che questa meditazione sacra che abbiamo condiviso insieme vi sia piaciuta, vi abbia fatto stare bene, vi abbia fatto ricentrare pronti per la vita notturna, la vera vita notturna, cioè il momento in cui entriamo nel mondo astrale, quando ci corichiamo, quando andiamo a riposare. La mente non dorme mai, ricordatevelo cari amici, cari spiriti eterni. E durante la notte, nel momento in cui siamo con il corpo a riposo, la mente continua a vivere e il nostro corpo energetico esprime se stesso in vari modi, rievocando nella nostra memoria eventi della giornata, situazioni, persone, relazioni o ricordi lontani, ricordi di vite precedenti. Ricordi di un glorioso passato, ricordi di nodi che è importante che sciogliamo. La notte porta consiglio, questo è un detto che ci è stato
tramandato dalle nostre nonne. Ma perché porta consiglio? Perché in quel momento la mente è in uno stato meditativo, in uno stato di il corpo si sta rigenerando e i chakra si purificano e riemergono tutto quello che c'è di buono e anche quello che va risolto, in modo da aiutarci in questa purificazione consapevole del nostro corpo energetico e di conseguenza della nostro corpo fisico. Quindi io vi auguro che questa notte vi porti consiglio e vi ricordo, cari spiriti eterni, che anche se sono in trasferta e anche se sono in Puglia, sto continuando a ricevere richieste di persone che vogliono libri, CD, Japamala. Voi mi potete scrivere a teacrudi@yahoo.it. come molti di voi sanno, durante le mie trasmissioni energetiche leggo dei libri meravigliosi di vari autori, Swami Rama, Giorgio Cerquetti, Baba Lokenath, scritto da Swami Shuddhananda, o Babaji, lo yogi immortale, scritto da Marshall Govindan. E molti di voi sanno, insomma, tutti i libri meravigliosi che abbiamo letto in questi mesi. Quindi se volete, se avete bisogno, volete ricevere questi libri a casa vostra, potete scrivermi a teacrudi@yahoo.it. Per chi vuole il Japamala per fare la meditazione completa con i mantra, io vi posso mandare il Japamala con il sacchetto per fare insieme delle meditazioni meravigliose. E oggi, per esempio, vi racconto una piccola realizzazione. Oggi ho fatto una meditazione bellissima con il mio Japamala con i 108 grani e ho sentito proprio la potenza energetica che queste vibrazioni sacre hanno sulle mie cellule. Sento proprio come mi rigenerano ogni volta che io ripeto i mantra, che è sia cantarli insieme a voi, li ripetiamo in questa forma di kirtan, ma anche soprattutto la meditazione sonora fatta con il japa con 108 grani. E questi 108 grani con un sacchetto che vi faccio vedere spesso nelle mie dirette. E stavo guardando se ce l'ho qua da mostrarvelo, probabilmente è nella borsa lì. E quindi, cari amici, care amiche, se no, forse è lì, chi lo sa. Comunque, cari amici, care amiche, io vi consiglio vivamente di ripetere i mantra, vi consiglio vivamente di utilizzare il Japamala, di utilizzare il suo sacchetto per conservare l'energia spirituale che create quando ripetete questi suoni sacri. E ci vediamo domani per un'altra puntata con Tea, ore 21, stiamo insieme con gioia e con amore. Vi ricordo che oggi ho anche pubblicato un bellissimo video in cui sono con Luca Zotti. Molti di voi lo conoscono già, chi di voi non lo conosce, lui è un bravissimo musicista spirituale, maestro di yoga, e stiamo collaborando, stiamo facendo questi programmi molto belli e a cui siete invitati. Quindi in questo video che vedrete, se voi scorrete sulla mia homepage, potete vedere sia il video che abbiamo fatto oggi con dei mantra bellissimi e sia anche tutto il programma delle date con i numeri di telefono delle persone da telefonare se volete partecipare a uno di questi programmi. Quindi naturalmente ci sono anche gli eventi, però se volete vedere tutti i numeri uno vicino all'altro per chiamare, potete farlo guardando questo bellissimo video che abbiamo fatto in spiaggia. Vi auguro una serena notte. Hare Krishna, Hare Rama.